Radio Radicale, siamo con Silvia Fregolent del Partito Democratico per parlare della direzione di oggi. Allora, io ho parlato con qualche esponente del PD, mi ha detto che sarà una direzione abbastanza tranquilla. Lei che impressione ha dopo aver visto il dibattito di ieri dove Conte ha rassegnato le dimissioni? Spero che sia tranquilla, nel senso che in questo momento c'è già abbastanza confusione e almeno il Partito Democratico deve dare senso di serietà dimostrandosi unito e soprattutto con una proposta unitaria, perché poi sai, l'unità viene sempre invocata, ma spero veramente che il Partito Democratico sia all'altezza di una situazione così complicata causata da altri partiti, in primis la Lega di Salvini, ma in questo momento gli italiani non stanno a guardare questa cosa, vogliono rassicurazioni e certezze, quindi il Partito Democratico farà sicuramente il suo compito, il suo ruolo. Quindi pensa che nella direzione di oggi, diciamo, non ci saranno problemi per cercare almeno il tentativo di un accordo col Movimento 5 Stelle? Che tipo di accordo dovrà essere secondo lei? Penso che molti leader si sono spesi in questi giorni nel cercare di capire come può esserci una soluzione a questa crisi, in primo luogo Matteo Renzi, ma non solo, penso anche a Dario Franceschini. Tutti parlano di una grande coalizione, quindi non soltanto con i 5 Stelle. È ovvio che l'altra volta, essendo il partito maggioritario in Parlamento, i 5 Stelle ci devono stare loro, perché altrimenti i numeri non ci sono per formare un governo, deve essere su contenuti. Ovviamente, come ha suggerito pacatamente Del Rio, mettersi a un tavolo e dare dei contenuti programmatici. Ovviamente spetterà a Mattarella capire se questa maggioranza c'è oppure no. Penso anche che sarà più ampia di Partito Democratico e 5 Stelle solo, non soltanto con l'Eu Gruppo Misto, ma penso che tutte le persone che in questo momento, in questi giorni, hanno dichiarato che è una follia questa crisi al buio, che è una follia far aumentare l'IVA, che è una follia non dare il nome di un commissario italiano in Europa, poi saranno conseguenti a quello che dicono. Quindi penso che e spero che si sganceranno dai veti dei loro partiti e magari sosterranno una grande coalizione che deve fare determinate cose appunto per il paese. Come ha trovato l'intervento di Conte ieri? Ma guardi, non da primo ministro ovviamente, ma da candidato 5 Stelle che ha rivendicato un ruolo del suo governo, della sua persona contro colui che ha staccato la spina, cioè Matteo Salvini. Da tifosa potrei dire viva, purtroppo io amo le istituzioni e quindi istituzionalmente non ha fatto un intervento da premier, ma ha fatto intervento da chi si doveva togliere i sassolini nei confronti del ministro degli interni, il quale a sua volta ha risposto malissimo, quindi per una volta posso dire che il dibattito è stato più caratterizzato dall'altro Matteo che il Renzi, che ha fatto secondo me l'unico intervento istituzionale. Ecco, ha trovato che sia stato generoso nel dire io non voglio entrare in un governo, facendo capire che insomma il suo interesse non era per una poltrona ma per altro. Generoso e devo dire lungimirante, perché non può essere all'interno di un governo chi ha fatto parte della passata legislatura con determinati ruoli, mi sembra generoso e intelligente politicamente, e devo dire che tutto l'intervento di Matteo Renzi è stato molto intelligente. Devo dire che però il dibattito di ieri è stato più da tifoserie e francamente dalla seconda da un'istituzione così importante come il Senato, da una seconda funzionaria dello Stato come la Casellati, mi sarei aspettato veramente un atteggiamento diverso. La seconda carica dello Stato ieri non si è dimostrata all'altezza e molti degli interventi dei senatori non si sono dimostrati all'altezza, tra cui anche avere la benedizione suprema della Immacolata Vergine da parte di Salvini, lo trovo una cosa che non sta né in cielo né in terra. Sarà che sono sabauda e sono cavuriana, libero Chiesa e libero Stato, ma francamente ho trovato tutto questo discorso sopra le righe. Si aspetta una direzione tranquilla? Sì, penso e spero di sì. Bene, la ringrazio, grazie a Silvia Fregolent del Partito Democratico. Grazie.